the slide number three. The Japanese population is say 130 million, and now the population is decreasing. Gradually. Il tasso di invecchiamento, ossia la percentuale di persone che hanno 65 anni o più, è pari attualmente al quasi 26%, 25,6%. And the total fertility rate is 1.4. Per tasso di fertilità totale, come definisce lui, è il numero, si intende il numero di figli che una donna può avere. E solo se questo tasso è superiore al 2, cioè al numero 2, si può ipotizzare un mantenimento del pareggiamento della popolazione, diversamente una riduzione. Ovviamente anche l'aspettativa di vita si allunga sempre di più, 80 anni circa per gli uomini e 86 per le donne. Ovviamente nonostante la maggiore longevità subentrano le malattie, e alcune che causa di morte, ma sempre più spesso le condizioni croniche, quindi che richiedono un trattamento a lungo termine ma non portano necessariamente a una morte a breve termine. Il governo giapponese è sicuramente consapevole di questa situazione e si è posto come obiettivo, anche se non sono stati specificati i tempi, il raggiungimento di un tasso di fertilità di almeno il 2% in modo da mantenere costante la popolazione. Anche perché ci si è resi conto che la mancanza di natalità comporta un costo per la società, nel senso che sono stati stimati quelli che sono, quello che potrebbe essere il reddito di una donna media nel corso di una vita, è stato stimato pari ai 2 milioni di dollari statunitensi. Se una donna interrompe obbligatoriamente la propria carriera a seguito di una gravidanza, il suo reddito crolla precipitosamente a circa 500.000, quindi c'è proprio uno scompenso anche finanziario, economico. Un'altra possibile soluzione per aumentare la fertilità è quello di invece consentire l'immigrazione, perché l'accesso di nuovi cittadini fa sì anche che aumenti il numero dei nuovi nati e consente in un certo senso anche alle donne di poter svolgere mansioni lavorative che magari non sono più quelle precedenti, ma possono essere anche part time, in ristoranti o come donne di servizio, o comunque poter continuare ad avere un reddito più significativo.